Ciao Tecla, benvenuta al Magna Grecia Film Festival in questa 18ª edizione che, lo possiamo dire, è più grande di te. Sì, è nato un anno prima di me, visto che io sono del 2004, sarà nato nel 2003, deduco. Deduci bene, direi. Com'è far parte di questa kermesse musicale che, oltre ad essere un anno più grande di te, ti ospiterà nell'ultima serata come unica performance musicale? Sei un po' la regina della serata. Più che regina, proprio no. A parte che c'è un film in concorso che si chiama Regina, a proposito, con la Ginevra. Ma sono un po' in ansia, anche perché presenterò in anteprima, diciamo, l'ultimo singolo che è uscito, Ti amo ma, scritto e prodotto da Alfa, quindi sono un po' agitata. È la prima volta che lo canto in pubblico, lo canterò tardi, sarò un po' stanca, però sono contenta, dai. E noi siamo contenti di averti. È la prima volta che ti esibisci a Catanzaro, è la prima anche in Calabria? Sì, in Calabria ho finito di girare un film, a giugno, del quale non posso dire molto, però dovrebbe uscire fra qualche mese, sempre sulla Rai. Abbiamo girato a Pizzo, quindi neanche così tanto distante da qua. E quindi non ci puoi dire proprio niente, neanche il titolo? Il titolo lo dico, poi tanto mi rimproverano sempre tutti gli uffici stampa. Io tutti i progetti che ho fatto vengo rimproverata, però tutta colpa della Fata Morgana, posso dire questo, deduco. E sarà un bel film, perché dà una bella visione della Calabria, finalmente. Finalmente, che bello sentirti dire finalmente, perché siamo perfettamente d'accordo con te. Senti, ma raccontaci un po', meglio il palco musicale, il palcoscenico, anche perché hai calcato palchi importanti come quello del Festival di Sanremo, o meglio il set cinematografico, cosa preferisci? Guarda, sono due mondi diversi, sono come... L'accosto un po' alla domanda, preferisci cantare o recitare? Sono due cose differenti. Diciamo che l'adrenalina che provi prima di esibirti, perché o la va o la spacca, diciamo, è come se fosse un'esibizione teatrale sul palco. Mentre sul set l'ansia deve essere costante, cioè devi... È proprio il tempo di... maturazione, diciamo, delle emozioni, questa è la diversità, però meglio o peggio non ce n'è, sono due brutte che poi diventano belle sensazioni entrambe. Raccontaci un attimo come sei arrivata a recitare su differenti set, perché insomma il grande pubblico ti ricorda nei panni di Nada e non solo. Come sei arrivata? Hai fatto delle scuole di recitazione o è stato un puro caso fato? Non credo che sia stato puro fato. Io studio recitazione, allora studio canto da quando ho 5 anni, recitazione è iniziata un po' più tardi, a 10 anni, facendo delle masterclass. Io ho passato tutta la mia infanzia praticamente a studiare, sia canto che recitazione. Vite in fuga, ho fatto dei provini nel 2019, stavo facendo Sanremo, Sanremo Young con la Clerici, io stavo per perdere il treno per andare a Sanremo, forse l'ho perso, sì l'ho perso, io ho perso il treno per andare a Sanremo, vabbè comunque queste sono storie un po' così. Ho fatto diversi provini, mentre con lo Sonnada ho fatto un self tape e poi un provino su parte in persona a settembre, e dopo qualche giorno ho saputo insomma di essere stata presa, quindi... Raccontaci un attimo come l'hai presa, hai urlato qualcosa? No, dal ero contentissima, ero contentissima perché era un periodo in cui avevo preso diversi lavori, poi purtroppo mi sono ammalata, ho preso il Covid. Quindi stavo rischiando di perdere anche, ho perso tutti i progetti che avevo, perché li dovevo girare tutti in quel periodo, però fortunatamente sono guarita in tempo per girare questo film, e quindi è stata proprio una meraviglia, ci ho messo tanto impegno e tanto tanto lavoro. Se dovessi dare un consiglio ai tuoi coetanei che magari vogliono iniziare a studiare per entrare nel mondo dello spettacolo, definiamolo in maniera molto generale, dall'attore al regista al mondo musicale, cosa allora, ti sentiresti di dir loro? Io non mi sento di dire niente, cioè non sono nessuno, però una cosa che inizierò a fare io, che ho già iniziato a fare, che faccio da sempre, oltre a guardare, e studiare mentre si guarda, mentre si ascolta il più possibile, dai film alla musica, non bisogna avere pregiudizi, niente, e studiare, scegliere, capire le cose giuste e crederci.
Ragazzi, studiate e credeteci sempre perché, insomma, mi pare di capire che sia l'arma di distruzione di massa per poter diventare nella, o quantomeno aspirare nella vita. E perché è una cosa, sono affermazioni che diventano retoriche, perché sì, credici sempre, uno su mille ce la fa. Io non penso questo, ti devi impegnare, se vuoi ottenere le cose senza impegno non si ottengono. Si deve avere naturalmente una predisposizione. Però puoi essere bravo quanto ti pare, ma se non ti impegni e non studi non arrivi, cioè non riuscirai a fare le cose che vuoi. Poi naturalmente dipende dagli obiettivi di una persona. Ultima domanda, speriamo di mettere anche te in difficoltà perché ha divertito tante persone prima di te. Immagina di dover fare una metafora. Se il cinema fosse un piatto da mangiare, naturalmente, che piatto ti ritroveresti avanti? Stiamo parlando del cinema che ti piace, quello che vuoi che non ti perdi neanche un colpo, insomma. Guarda, io in realtà se mi facessi questa domanda in orari diversi della giornata ti risponderei in modo diverso, dal gelato al... Adesso ti rispondo una bella caponata siciliana. Andiamo a mangiare una caponata. Andiamola a mangiare questa caponata, per favore. Andiamo, torniamo tutti al cinema, torniamo nei concerti perché è strettamente urgente e necessario. Io ti ringrazio. Tutti e... Io ti ringrazio e naturalmente in bocca al lupo per stasera. Vive e in bocca al lupo per tutto. Vive il lupo. Non vediamo l'ora di vederti di nuovo sul piccolo grande schermo. Speriamo, lo spero anch'io. Ciao. Ciao.